Per l'ONU è situazione oltre il disumano. Ringrazio la collega Vannaiori per questa mozione che ci fa tornare la memoria, ma questo accadeva un mese fa ed è, diciamo, visibile in questo, si rende visibile il nostro drammatico ritardo. Sappiamo che né questa mozione né il 1,5 milioni di euro messi a disposizione dal nostro Ministro degli Esteri, sappiamo che non saneranno i nostri tanti errori, le ipocrisie, i silenzi, ma rappresentano quantomeno un tentativo di gesto concreto, e in queste poche parole stanno le ragioni del voto favorevole di Sinistra, Ecologia e Libertà. Grazie. È scritto a parlare il deputato Rabino. Prego, ne ha facoltà. Grazie Presidente. Sono stati affrontati in modo anche un po' generico, a volte anche un po' demagogico, temi di politica internazionale che riguardano la Siria, il problema siriano. Credo che non sia questa l'occasione di attribuire responsabilità all'Occidente, agli Stati Uniti, all'Europa, che spesso manca al suo dovere di essere forza continentale di stabilizzazione di tante crisi nel mondo, soprattutto nel Mediterraneo, soprattutto nel Medio Oriente, nel Corno d'Africa. Così come le responsabilità e le contraddizioni profonde anche dell'autorità palestinese nello scontro continuo tra Hamas e Al-Fatah. Oggi, con questa mozione, che dobbiamo innanzitutto all'iniziativa della collega Iori, noi affrontiamo un'emergenza che non può distoglierci dalla urgenza di un'attenzione e di un intervento concreto. Come è stato ricordato, dal 1° di aprile le milizie del Daesh sono entrate nel campo profughi di Yarmouk, causando distruzioni, violenze, morti e atrocità. Una situazione drammatica che rischia di assumere i connotati di un vero e proprio autentico genocidio. Secondo una stima dell'organizzazione Human Rights Watch, che aveva confrontato fotografie acquisite da satelliti di sorveglianza, il numero dei morti nelle fosse comuni oscillerebbe tra i 600 e gli 800. Il rapporto che l'ONU ci ha consegnato su quanto il Daesh sta compiendo a danno dell'infanzia ci consegna un quadro di elementi che supera l'orrore. Si tratta di bambini decapitati, crocifissi, sepolti ancora vivi. Nel campo di Yarmouk, tra case e strade ridotte in macerie, dopo oltre 2 anni di guerra tra le fazioni anti-Assad e pro-Assad, tra l'esercito del Daesh e l'esercito regolare, che si trova a pochi chilometri a sud di Damasco, come è stato prima di me ricordato, si trovano imprigionate, intrappolate circa 20.000 persone, e tra queste 3.500 bambini condannati a patire la fame, la sete, privi di medicinali, non raggiungibili dagli aiuti umanitari perché le strade per accedere a questo campo profughi vengono occupate dai miliziani. La zona è assediata da una parte dall'ISIS, dal Daesh, dal gruppo radicale di Al-Nusra, e dall'altra dagli incessanti bombardamenti dell'aviazione siriana di Assad, impegnata a contrastare lo Stato islamico. Al momento meno di 2.000 occupanti nel campo sono riusciti fortunatamente a trovare una via di fuga e ad abbandonarlo. L'8 aprile 2015, un mese fa, il ministro Gentiloni ha previsto di mettere in campo un intervento urgente in favore dell'UNICEF e dell'Agenzia dell'ONU per i rifugiati palestinesi, pari a 1,5 milioni di euro, contribuendo così all'attività di protezione umanitaria e assistenza psicologica ai bambini palestinesi che sono tuttora nel campo, oltre che alle famiglie che sono riuscite a evadere dalla spaventosa trappola di guerra, fame e deprivazioni. Se riusciremo a creare canali di comunicazione opportuni, se sapremo prenderci carico di ognuno di loro, uno ad uno, gestendo al meglio le risorse messe a disposizione,
l'Italia giocherà una sua leadership riappropriandosi del suo storico ruolo di punto di riferimento della civiltà mediterranea. L'ONU ed altri organismi come l'UNICEF hanno definito questa situazione oltre il disumano, lanciando un allarme inquietante nella consapevolezza che siamo di fronte a una nuova Srebrenica. Lo ricordiamo, la strage di oltre 8.000 musulmani bosniaci per mano delle truppe serbo-bosniache nel luglio 1995. Rischiamo cioè ancora una volta di avere un eccidio che tiene intrappolati questi bambini e le loro famiglie. L'intera Siria, è stato ricordato, è ancora oggi un'autentica polveriera. Dall'inizio della guerra, ormai 4 anni fa, si contano circa 230.000 morti, quasi 4 milioni di rifugiati e 12 milioni di sfollati, di cui la metà sono bambini. Già dal novembre 2013 si manifestava una enorme difficoltà per far entrare aiuti umanitari nel campo di Yarmouk, ma ora la situazione è davvero precipitata. Sia le forze siriane che lo Stato islamico impediscono l'accesso agli aiuti medici e umanitari, privando così decine di feriti delle cure mediche e dell'assistenza necessarie per salvare le loro vite. Come ha giustamente sottolineato e ripetutamente la collega Iori, non dimentichiamo che dei circa 20 milioni di rifugiati in tutto il mondo, la metà sono minorenni e il 13% ha un'età inferiore ai 5 anni. Per questi bambini la sopravvivenza delle madri è l'unica garanzia della loro sopravvivenza. Ora, come molte ricerche confermano, i minori sono particolarmente vulnerabili in situazioni di guerra, non solo perché spesso sono il bersaglio privilegiato, nel senso che il nemico spesso colpisce i minori per indebolire la comunità di appartenenza, ma anche perché i minori sono reclutati come bambini soldato e diventano quindi spesso non solo vittime, ma autori loro stessi di violenza. Nel pensare e nel predisporre interventi umanitari in emergenza nei campi profughi, si continui a prestare particolare attenzione a questa fascia di popolazione, considerando che il loro trauma può avere effetti devastanti dopo. È necessario agire prontamente, non solo con gli aiuti economici, ma con azioni finalizzate ad allontanare i bambini dal campo profughi di Yarmouk, dalle zone di guerra e da condizioni precarie al limite della sopravvivenza, favorendo programmi solidaristici di accoglienza e affidamenti temporanei. La permanenza in Italia di breve durata potrà valersi dell'esperienza positiva realizzata nel 1993 tramite l'accoglienza dei bambini vittime delle conseguenze della nube tossica di Chernobyl e residenti nelle zone contaminate. Bambini ucraini e bielorussi hanno ricevuto cure ed ospitalità in Italia. Da noi hanno trovato l'affetto di una seconda famiglia, hanno conosciuto la nostra cultura e imparato la nostra lingua. Molti hanno migliorato le loro condizioni di salute. Ci fu all'epoca dei fatti una vera e propria gara di solidarietà che coinvolse pubbliche amministrazioni, fondazioni, associazioni, famiglie e singoli cittadini. Dobbiamo replicare tutto ciò, affidando i bambini di Yarmouk a nuclei familiari italiani e facendo così faremo un gesto di grande umanità, una pratica di cui andare fieri di fronte al mondo intero. In Italia sono note e in forte aumento le segnalazioni di casi di disagio, anche mentale, proprio nei richiedenti asilo e nei rifugiati provenienti dai territori. Sono quindi molto importanti i programmi di assistenza che si occupino dei traumi psichici dei bambini rifugiati e dei bambini profughi e delle gravi difficoltà che incontrano al momento di inserire loro stessi nelle famiglie o nelle comunità. Questo obiettivo può essere perseguito tramite l'attivazione immediata, è stato ricordato più volte prima di me, di un corridoio umanitario ONU UNICEF a Yarmouk per liberare almeno i minori e mettendo in atto nel più breve tempo possibile tutte le azioni che rendono possibili gli immediati contatti con gli organismi internazionali e le associazioni che già operano in questo territorio. È necessario impegnare il governo italiano a mettere in atto a livello internazionale nel più breve tempo possibile tutte le azioni necessarie per arginare questa tragedia e attivare programmi di accoglienza destinati ai bambini di Yarmouk e alle centinaia di minori che sono profughi in Libano,
nonché a promuovere permanenze temporanee degli stessi in Italia. Per tutte queste ragioni dichiariamo il nostro voto favorevole sulla mozione Iori, sottoscritta anche da Scelta Civica per l'Italia. Grazie. Grazie onorevole Rabino. È scritta a parlare la deputata Binetti, prego. Presidente, colleghi, da sempre la guerra è nemica giurata dell'infanzia, perché con il suo carico di lutti e di distruzione interrompe tragicamente l'età in cui un essere umano ha un bisogno assoluto dell'affetto e della protezione da parte del mondo adulto, a cominciare da quella dei suoi genitori. Ma se per secoli le guerre avevano la forma di scontri tra soldati, con i civili nel ruolo di spettatori e vittime occasionali, quelle della nostra epoca sono quasi esclusivamente stragi di persone inermi. Dal secondo conflitto mondiale in poi, oltre il 90% dei caduti nelle guerre sono civili, in metà dei casi sono bambini. Questi sono